Cantina Terrepontine, facciamo questa bella manifestazione che anche quest'anno pare che il tempo ci aiuta, quindi dovremo andare bene fino a Sabaudia e poi arriviamo fino a Sottosesto. Per noi questa è una manifestazione importantissima, perché con questa manifestazione andiamo a sponsorizzare un po' tutte le attività che noi facciamo sul territorio, sia qua che nei comuni vicinori. Noi facciamo attività specialmente diversificate, andiamo sia sul problema di oggi, che è la cosa più grave, il problema della povertà, quindi facciamo ogni mese con cadenza mensile un banco alimentare per le parrocchie, facciamo con cadenza ogni anno, ne facciamo due alle mamme in difficoltà che sono state in questo periodo ancora più grave, quindi regaliamo pannolini, regaliamo prodotti alimentari. Poi andiamo nel campo della sanità, quest'anno già abbiamo fatto lo screening sul diabete, faremo lo screening dell'anca ai neonati, faremo lo screening cardiologico, lo screening ai bambini, sui disturbi della vista. Poi andiamo nel sociale, ai giovani, specialmente ai giovani, cerchiamo di andare, abbiamo uno sportello qua a Latina, proprio nostro, Help, che si chiama Help Emergenza Lavoro, che per noi è un fiore all'occhiello, perché questo Help Emergenza Lavoro è partito da Latina e adesso la nostra associazione, che è un'associazione mondiale, non ci scordiamo mai, noi siamo 1.300.000 soci in tutto il mondo. Noi questa attività che abbiamo iniziato da Latina adesso in tutta Italia è sviluppata al 100%. Sono giovani che cercano lavoro, giovani che cercano opportunità, giovani che vanno in questo nostro punto di riferimento che si chiama Help Emergenza Lavoro per trovare un aiuto in questo tipo di attività. Poi andiamo nelle scuole per far conoscere, per non avere paura dei tumori, per le disabilità e via. Quindi ecco, mi fermo, se no sono tedioso, non voglio essere pesante. Questa è una bellissima manifestazione che noi organizziamo con voi della Manovella in maniera egregia ogni anno. Noi diciamo questa è l'ottava manifestazione che facciamo, ma noi ci conosciamo da oltre 20 anni, perché i Lions hanno sempre creduto in questa attività e sempre ci crederanno, perché facciamo questa attività sul territorio, la facciamo visibile, andiamo in diversi comuni, quindi noi ringraziamo sempre la Manovella che c'è questa disponibilità. È una bella cosa, noi cerchiamo di mettercela tutta come al solito e poi vedi, speriamo che anche questa bellissima giornata nella gara che faranno i nostri concorrenti si svolgerà a Sabaudia, avremo una bella premiazione dopo alla fine e speriamo che tutto vada bene, ma certamente andrà bene perché la Manovella ce la mette sempre tutta e noi ci siamo vicino. Ringrazio le autorità qua del Comune di Latina, del Comune di Sabaudia, che ci hanno dato una disponibilità enorme a fare questa cosa e quindi che vada tutto bene. Vi ringrazio e al prossimo anno per un'altra bella attività. Grazie mille.